Benvenuti sul canale di Infodrones.it. In questo video vi mostriamo un programma utile per ridimensionare e ridurre la dimensione di un'immagine mantenendo inalterata la qualità. Andiamo a scaricare il programma che si chiama Cesium dal sito ufficiale, che è questo il primo. Il download lo trovate nella parte inferiore del sito. E lo potete installare sia per Windows che per Mac che per sistemi Linux. Dopo averlo scaricato ed installato, vedrete sul vostro desktop questo tipo di icona. Apriamo il programma e andiamo ad analizzarlo. Il programma, come abbiamo detto prima, serve per comprimere e ridimensionare un'immagine. Per farlo possiamo trascinare l'immagine direttamente in questo spazio bianco oppure utilizzare queste due opzioni, aggiungi immagine o apri cartella, che le troviamo sia qui in queste due immagini sia sulla parte file. Quindi facciamo aggiungi immagine se vogliamo aggiungere una singola immagine, per esempio fotofiume, ma possiamo fare anche apri cartella, che vi ricordiamo è possibile farlo sia attraverso questo tasto sia attraverso questo, se vogliamo andare a caricare una serie di immagini. Come vedete ha caricato tutte le immagini presenti nella cartella immagini. Adesso andiamo a rimuoverlo un attimo e rifacciamo le operazioni. Allora andiamo ad aggiungere una singola immagine che prendiamo, fotofiume, e come vediamo questa immagine pesa circa 3 MB ed ha una risoluzione di 3869x2012 pixel. Nella parte inferiore del programma andiamo a modificare l'opzione di compressione, cioè la sua qualità. Possiamo andare a ridurla per esempio al 70% e possiamo andare anche a modificare il formato. Attenzione perché alcuni formati non possono essere modificati, per esempio un'immagine JPEG non può essere trasportata ad immagine PNG. E dopo aver impostato la qualità, possiamo andare a mettere ovviamente l'impostazione sul programma. Possiamo utilizzare anche questa parte, che è la parte ridimensiona, per andare a modificare direttamente i pixel di larghezza e di altezza, se vogliamo singolarmente, anche mantenendo il rapporto. Quindi, per esempio, possiamo andare a dirgli: ok, vai a diventare una 2500 per una 1300, vedete che la fa in automatico, e questo può essere fatto direttamente sui pixel oppure in percentuale. Quindi gli dico: bene, riducimela del 50%. Andando a schiacciare il tasto applica, andiamo a vedere la nuova risoluzione, quindi 50% da 3008 passa a 1009. E schiacciando il tasto anteprima andiamo a verificare di quanto l'immagine si è ridotta. Come vedete un'immagine da 3 mega passa a 327, circa 328 KB. Per verificare la qualità e la bontà dell'immagine, oltre a utilizzare il tasto comprimi e andarla a verificare successivamente, possiamo utilizzare il programma dal lato destro che ci consente di verificare la qualità dell'immagine rispetto alla precedente. Adesso sono un po' sfasate, ma lo vedremo bene nell'immagine successiva. Questo tipo di qualità dell'immagine originale, dell'immagine poi modificata, vedremo che non è molto differente. Per concludere la nostra operazione, andiamo a selezionare la cartella di output, cioè la cartella dove esportare il file. In questo caso scegliamo, per facilitarci le cose, il desktop. Selezioniamo la cartella e possiamo andare anche a dargli un suffisso, cioè un nome che andrà a inserirsi nella parte finale, quindi vedremo fotofiume prova in questo caso.
possiamo ovviamente mantenerlo anche nella stessa cartella di origine selezionando questa iconcina, o mantenere la struttura originale. Bene, facciamo per concludere le nostre impostazioni, andiamo a schiacciare i comprimi. Abbiamo risparmiato circa 3 mega, 2 mega e mezzo in questo caso, in un'immagine che comunque ha una qualità buona. Andiamo a prendere l'immagine modificata e l'immagine originale e andiamo a verificare la qualità delle due. Questa è l'immagine originale e questa è l'immagine modificata. Come vedete, la qualità è veramente ottima. Ovviamente c'è un minimo di perdita di dati, ma questo è ovvio, però la qualità dell'immagine è veramente veramente buona. Un'altra cosa che possiamo fare è nella parte file andare a salvare un profilo. Cosa significa questo? Cioè andare a salvare tutte le nostre impostazioni, i nostri filtri che abbiamo deciso prima, quindi le opzioni di compressione, la parte legata al ridimensionamento e la parte legata all'esportazione. Andiamo a fare salva profilo e andiamo a selezionare per esempio 90, noi lo risalviamo, chiudiamo il programma, andiamo a riaprirlo. In questo caso, per andare ad aprire il nostro profilo che abbiamo fatto prima, andiamo su file, apri profilo, selezioniamo 90 e questo ci andrà a ricordare le impostazioni che abbiamo deciso prima. È molto utile se dobbiamo sempre fare un tipo di compressione o di ridimensionamento. Se no, in ogni caso, voi andate a selezionare, a modificare ogni volta queste impostazioni. Nella parte file troviamo anche altre opzioni che però non ci interessano particolarmente. Sulla parte modifica e sulla parte azione troviamo tutte le opzioni presente nella parte inferiore del programma. Nella parte visualizza, oltre a mostra barra degli strumenti, che ci elimina la barra degli strumenti, che però è anche utile perché è una parte, diciamo, più immediata, più veloce per aggiungere le immagini o importare le cartelle, possiamo andare a ridurre o aumentare le iconcine, non sono cose molto utili sinceramente, e possiamo andare poi sulla parte strumenti per andare a modificare le opzioni generali, le opzioni di compressione e le opzioni legate al linguaggio, ovviamente, del nostro programma. Dopo che abbiamo fatto applica, ci verrà detto che per effettuare i cambiamenti bisognerà riavviare il programma. Sulla parte aiuto, oltre a supporto online e sito web, possiamo andare a controllare gli aggiornamenti e quindi a aggiornare il nostro programma se risulta obsoleto. Per andare a farvi un esempio su immagini molto più pesanti, possiamo andare ad importare un'immagine come questa, che è un'immagine da 10 mega e con una risoluzione in 4K. Possiamo andare a impostare sempre a 90 la qualità e andare a vedere di quanto il rapporto cambia, cioè di quanto si ridimensiona. Come vediamo, già solo mettendo una qualità del 90%, cioè riducendo la qualità del 10%, noi abbiamo una ricompressione del quasi 70. Quindi da 10 mega passiamo a una foto che va ad essere di 3 mega. La qualità resta praticamente invariata, ma questo tipo di rapporto noi dobbiamo andarcelo poi a modificare, alterare a seconda della nostra percezione, dei nostri gusti. Ovviamente se noi andiamo a impostare il 60% avremo una compressione maggiore, in questo caso di quasi il 90% dell'immagine, che passa da 10 mega a 1 mega 2. Questo programma è molto utile soprattutto per chi utilizza
blog o siti internet, perché come sappiamo un'immagine molto grossa impiega più tempo a caricare e gli utenti si stufano di stare su siti o applicazioni che si caricano molto lentamente. Bene, questo è tutto, vi ricordiamo di continuare a seguire il nostro canale, seguirci anche su Facebook, Twitter e Google Plus, mettere un mi piace e iscrivervi al canale se vi è sembrato utile o vi è piaciuto. Per info o domande scrivete tutto nei commenti. Ciao!